arrivano in farmacia le pillole di movimento. Così la USP, Unione Italiana Sport per Tutti, rimette in moto gli italiani. Il progetto, inaugurato nel 2011 a Bologna, diventa ora nazionale grazie alla stessa USP e con il finanziamento del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio. Da febbraio nelle farmacie aderenti saranno distribuite finte confezioni di medicinali senza farmaci all'interno, ma con un bugiardino, il foglietto esplicativo, speciale, che dà diritto a un mese di attività sportiva gratuita. Obiettivo: tornare in moto, tornare insieme, ma anche rilanciare lo sport sociale e per tutti. E per parlarne abbiamo ora nostro ospite Tiziano Pesce, presidente nazionale della USP. Buongiorno Pesce, benvenuto da Chi Tocca. Buongiorno Andrea, buongiorno Maria Cristina, grazie di questa opportunità da tutta l'USP. Bene, allora partiamo subito dalla domanda spontanea che sorge immediatamente: dove si trovano queste pillole di movimento? Si troveranno in centinaia e centinaia di farmacie, come ha ben già sottolineato in apertura. Pillole di movimento è un progetto, o meglio, era un progetto innovativo partito da Bologna nel 2011 e che oggi diventa una vera e propria campagna nazionale di comunicazione, di sensibilizzazione e di promozione dell'attività fisica sportiva come, diciamo, medicina econaturale, capace di prevenire, abbassare l'incidenza di sviluppare patologie che sono strettamente connesse ad uno stile di vita sedentario. E tutto questo grazie al Dipartimento per lo Sport, che sostiene anche economicamente questo percorso, e grazie a un'alleanza importantissima, quella con il sistema delle farmacie e ovviamente con la rete associativa dei nostri comitati territoriali, delle associazioni e società sportive. Quest'anno interverremo in 31 comitati territoriali e arriveremo a toccare 235 comuni d'Italia. Il nostro sito wisp.it, ma anche una web app che abbiamo creato proprio per la campagna, pilloledimovimento.wisp.it, oltre a presentare tutti i dettagli del progetto, presenta anche tutta la mappatura delle città coinvolte e delle farmacie, che ancora una volta ringraziamo, e non solo ovviamente per questo progetto, ma sappiamo bene come il sistema delle farmacie in questi 2 anni complicati di pandemia, come sia, ecco, un punto di riferimento sempre più importante per le nostre comunità. Ah sì, certamente. Lei giustamente diceva: il movimento è una medicina che più naturale non potrebbe essere, direi che anche priva di controindicazioni. A questo punto, a che cosa danno diritto queste pillole per mettersi appunto in movimento? Sì, ci saranno appunto queste scatolette che richiamano proprio la confezione del più classico farmaco da banco. Non conterranno appunto le vere e proprie pillole, ma conterranno un bugiardino speciale, diciamo così, personalizzato città per città, che presenterà, oltre ovviamente a indicazioni per fare correttamente attività sportiva e fisica, conterranno le indicazioni per mettersi in contatto con i nostri comitati territoriali, mettersi in contatto con le 370 associazioni e società sportive coinvolte nel progetto, per quindi andare a praticare, andare a provare, ecco, pillole di movimento, prove gratuite di movimento, è un po' il sottotitolo che abbiamo dato a questo progetto. Sì. Andare a provare attività sportiva e fisica di base per tutte, diciamo, le attitudini, attività più tradizionali, classiche da palestra, attività più innovative, arti marziali, ginnastiche, attività motorie, balli, danze, non mancheranno le attività in acqua, le attività in piscina, tante attività all'aperto, veramente un ventaglio variegato, sono oltre 1200, ecco, le attività fisico-sportive che si potranno praticare nel nostro paese. Quindi davvero per tutti e per tutti i gusti. Ma questo progetto ha anche una seconda finalità, oltre a quella di voler rimettere appunto in movimento gli italiani, ovvero quella di rivitalizzare un settore che è risultato particolarmente colpito dalla pandemia, quale quello dello sport sociale. Di che cosa si tratta e perché ha sofferto tanto a causa dell'emergenza sanitaria? Proprio così, grazie di questo spunto, perché ci date modo come RAI, come servizio pubblico, ancora una volta di sottolineare, ecco, come l'ambito sportivo di base, l'ambito sportivo sociale sia stato sicuramente uno dei settori più colpiti dalla pandemia, anche con le ricadute e l'impatto economico finanziario. E in questo paese abbiamo quasi 100.000 associazioni e società sportive su tutto il territorio, con grandi competenze, con
pensiamo agli istruttori, ai lavoratori del mondo dello sport, con grandi anche professionalità, con grandi investimenti, e le associazioni e le società sportive, grazie anche al volontariato, possono in questo momento andare avanti, ma tantissime hanno dovuto chiudere letteralmente i battenti. Pensiamo alle società e alle associazioni sportive che in questo momento devono fare i conti, oltre ai costi ordinari, anche ai costi delle manutenzioni straordinarie, ma anche ai rincari delle utenze, energia elettrica e gas. E quindi questo vuole essere un progetto che non solo dà l'opportunità di avvicinare cittadini sedentari ai benefici dell'attività fisico-sportiva, ma sicuramente in questo momento diventa anche un aiuto, se vogliamo, diciamo più indiretto, per sostenere le attività quotidiane di queste straordinarie associazioni e società sportive, che sono veri e propri presidi, diciamo, di socialità dei centri urbani, ma pensiamo non solo ai centri urbani, alle grandi città, pensiamo a tutte le periferie e pensiamo anche alle aree interne del nostro paese. Pensiamo come tanti paesi, tanti comuni sarebbero molto veramente più poveri in termini di socialità, in termini di approccio culturale, sportivo, se mancassero, se venissero a mancare le nostre società sportive, le nostre polisportive. Verissimo, grazie allora Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Da febbraio, ricordo, correte in farmacia, perché magari anche nella vostra città ci saranno queste pillole di movimento, scatolette che contengono, come abbiamo sentito, indicazioni preziose su come praticare attività sportiva e anche i contatti con tutte le associazioni sportive del territorio per praticare più di 1000 diverse attività.